Dopo la doppia seduta di ieri, la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria intorno alle 16. I giallorossi di nuovo al completo dopo il rientro in sede di tutti i giocatori impegnati in settimana con le nazionali, ad esclusione di Jedvaj, impegnato con l'Under 19 croata, hanno iniziato la sessione con il classico torello per poi continuare il lavoro divisi per gruppi. A seguire esercitazioni sui tiri in porta, Gervinho e Pjanic hanno svolto un lavoro differenziato in campo, mentre Strootman al lavoro di scarico in palestra. Destro invece ha effettuato una seduta di fisioterapia e palestra. In casa a Napoli rientrati i nazionali, anche se Fernandez e Armero sono attesi domani e le condizioni di entrambi verranno verificate con attenzione da Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo infatti ha un paio di dubbi relativi proprio alla composizione della difesa. Dipenderà tutto dallo stato di salute di Albiol e Zuniga. Quotazioni in rialzo per lo spagnolo, nettamente ribasso per il colombiano. Se però l'ex centrale del Real dovesse accusare ancora fastidio agli adduttori, allora non verrà rischiato ed è pronto Paolo Cannavaro per sostituirlo con Britos al fianco. Zuniga invece è ancora ai box per un problema al ginocchio che si trascina dietro da tempo, difficile che venga rischiato e difficile che Benitez possa dirottare uno tra Maggio e Mesto a sinistra, quindi si confida in Armero che però ha appena giocato 90 minuti con la Colombia. Grande ex della sfida è Morgan De Santis che a Sky Sport si augura un Roma-Napoli spettacolare. Sicuramente è una partita diversa dalle altre, per quello che mi riguarda sono stati gli ultimi 4 anni intensissimi. Credo che il Napoli rispetto all'anno scorso sia un organico più forte, più completo e che quindi a disposizione dell'allenatore ci sia comunque la possibilità di fare un ottimo lavoro. È un momento importante della stagione, anche se soltanto iniziale, però il messaggio che lascio ai tifosi, a quelli della Roma, anche a quelli del Napoli, è di godersi lo spettacolo che speriamo noi di realizzare il più entusiasmante e più bello possibile. E la Juve ha il vantaggio di lavorare con lo stesso allenatore per il terzo anno consecutivo, il Napoli comunque ha una struttura di squadra consolidata, arricchita da un nuovo allenatore che ha portato sicuramente idee nuove anche diverse e da una rosa che è stata assolutamente rinforzata e completata. E il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rispondendo su Twitter alle domande poste da alcuni tifosi, vede la Roma temibile per lo scudetto. Poi aggiunge: non toglierei nessuno ai giallorossi, mi piacciono le sfide al completo. E a questa sfida potrebbe assistere anche James Pallotta, che in compagnia di Diego Armando Maradona, come afferma anche il legale del Pibe De Oro, la Roma lo ha invitato facendo un grande gesto. Mario Argenio, capo ufficio stampa e portavoce della Questura di Roma, intervistato dalla nostra redazione giornalistica, descrive le modalità di intervento da parte delle forze pubbliche in occasione di Roma-Napoli. In effetti l'evento ovviamente ha una risonanza e un'importanza superiore sicuramente alla media, verrà un impiegato, spesso si danno i numeri, la Questura di Roma istituzionalmente non dei numeri, ma ovviamente c'è un impegno importante, verranno anche rinforzi da altre città d'Italia perché, ripeto, non sono solo il 18 e il 19, ma per noi l'attività inizia già dal giorno prima e sicuramente si concluderà a domenica inoltrata. Diciamo che le novità rispetto all'ordinario sono chiaramente delle strade che verranno chiuse, dei cassonetti e i tombini che verranno di fatto blindati e, come noi diciamo in gergo tecnico, bonificati, con delle bonifiche random proprio per non dare adito a qualcuno, insomma, di scoprire i nostri movimenti. Però ecco, noi in sostanza, come ha più volte detto anche il questore, viviamo la situazione con la massima attenzione ma non con particolare preoccupazione, perché comunque il nostro obiettivo è quello di preservare una città. Non esiste una zona rossa, sempre per riportare delle parole già dette sia dal questore che dal prefetto, perché in realtà tutta Roma è zona rossa e tutta Roma deve essere preservata. Giornale di dichiarazioni questa, Danilo, ha parlato anche Leandro Castan in un'intervista a Italia 2, queste le sue parole: non prendiamo gol perché ora non difendiamo solo io e Benatia, difende tutta la squadra insieme. Garcia, grandissimo uomo, grandissimo allenatore, essere un grande uomo è più importante, una cosa grandissima avere una persona così, abbiamo fame, possiamo arrivare in alto.
Dodò a Roma Channel dice di essere migliorato rispetto allo scorso anno e chiede maggior spazio. Ho sofferto, principalmente questo secondo me è quello che mi ha fatto pensare di più, quindi ho visto delle cose che forse non andavano bene, o forse non andavano bene qua, andavano bene in Brasile, qua no. Poi ci ho pensato più, ho cambiato degli atteggiamenti, forse anche il modo di essere un po'. Secondo me in generale posso migliorare tanto. Si dice tanto di fase difensiva così, pure diciamo di più, però in generale posso migliorare tanto. Questo purtroppo c'è bisogno di giocare, se no secondo me non migliori. Se non giochi non puoi migliorare certe cose. Quindi mi manca giocare, mi manca essere più volte in campo, giocare più minuti, quindi così. Penso posso migliorare tantissimo. Un faccia a faccia produttivo di 40 minuti, Adriano Galliani, Massimiliano Allegri e la squadra. Alla fine la decisione di anticipare a domani il ritiro per preparare al meglio la partita di sabato sera contro l'Udinese. Ai microfoni di Milan Channel, Adriano Galliani spiega il senso della decisione presa. Non è un ritiro punitivo, certamente abbiamo così detto ai giocatori, all'allenatore e al sottoscritto che il Milan non può essere soddisfatto di un 12° posto in classifica, che serve essere concentrato, serve stare assieme, pensiamo che il ritiro possa servire in questo senso qui. Non c'è nessuno scopo assolutamente punitivo, è una decisione che ha preso l'allenatore, condivisa dalla società, e quindi nessun giocatore ha eccepito nulla, e quindi a partire da domani sera staranno qui a dormire anche i non convocati per la partita di sabato, e poi venerdì sera resteranno qui evidentemente i soli convocati, questi anche per motivi logistici, quindi nessun giocatore ha avuto alcunché da eccepire. E ieri è stato il passaggio ufficiale dell'Inter nelle mani dell'indonesiano Tohir. Il numero uno bianconero Andrea Agnelli ha postato su Facebook un messaggio ironico: la capitale indonesiana ribattezzata il 15 ottobre non più Giacarta ma Giacartone. Agnelli fa riferimento allo scudetto del 2005-2006 assegnato all'Inter dopo Calciopoli, che fu definito appunto di cartone. Da qui il gioco di parole. 92.7.